avvincente e ricco di pathos come ogni derby che si rispetti. È davvero tutto pronto per l'inizio della sfida tra la Vigor Cisterna e l'FC Cisterna. Andiamo subito a leggere le formazioni delle due squadre in campo, mentre le squadre sono già posizionate appunto sul terreno di gara con il fischio di inizio che avviene in questo istante, con la Vigor Cisterna che manovra il pallone. Vigor Cisterna con il completino rosso attacca da destra a sinistra dei posti delle schermi, risponde invece l'FC Cisterna con il completino con la maglia blu e i pantaloncini bianchi, ovviamente attacca da parte opposta. Andiamo a leggere le formazioni delle squadre in campo. Iniziamo dalla formazione padrona di casa, dalla Vigor Cisterna, come detto con pettino rosso. In porta numero 17 Ciarla, poi numero 2 Skripniuc, numero 3 Bruzzese, poi via dicendo il capitano Alessandro D'Angelo, numero 4, poi Duva, Martufi, Zacchino, Mandini, Cagliazza, Fiorenza e D'Angelo, Antonello e Di Razza. Allenatore è Angeletti. Risponde l'FC Cisterna che stava manovrando in questo istante, ma è stata fermata adesso dalla formazione padrone di casa in completo rosso con Duva. Diciamo FC Cisterna che gioca con Tesei tra i pali, poi Criscuolo, Di Fazio, Herrera, Capitan D'Auria numero 5, poi Di Mario, Buonanno, Punzo, Angeloni, Raccioppo, Serri e Quaresima. Allenatore è il signor Gioconde. Adesso seguiamo questo calcio di punizione, parte la conclusione e c'è il gol del vantaggio. Vigor Cisterna 1, FC Cisterna 0, direttamente su calcio di punizione è arrivato il gol. Calcio di punizione, già battuto, 1-1 il conto dei falli, attenzione, occasionissima per l'FC con questo tap-in di Criscuolo su quale si oppone da campione Ciarla. Occasionissima FC Cisterna. Il punteggio resta 1-0 in favore della Vigor. Ancora D'Angelo, poi ancora Martufi in avanti per Fiorenza, buono il tocco per D'Angelo, l'uscita di Tesei. Seguiamo però questo calcio di punizione, ad incaricarsi della battuta è Martufi, il passaggio per Duva, ancora lui, il raddoppio Vigor, ancora Duva, ancora sugli sviluppi di un calcio di punizione. Vigor Cisterna 2, FC Cisterna 0, ha segnato ancora Duva, doppietta personale. Riparte l'FC con Punzo. Punzo, attenzione, ribattuto, poi ancora il tiro e c'è il gol di Serri con l'FC Cisterna che dimezza il divario. È stato Criscuolo, attenzione ancora Vigor, che palo in diagonale di Zacchino. Sul punto di battuta c'è Di Fabio ma anche Serri. Parte Di Fabio, lascia il pallone a Serri che poi appoggia proprio compagno di squadra, palla gli ritorna. Serri, ancora per Di Fabio, prova a ragionare, dentro il pallone ed è un gran gol. Che gol ragazzi, il pallonetto di testa di Di Fazio per il 2-2. Ancora un tiro, ancora una respinta e finisce qui, triplice fischio e game over. Vigor Cisterna ed FC Latina si dividono equamente la posta in palio 2-2 in questo affascinante derby.